Buonasera a tutti gli amici e alle amiche in ascolto. Prima di introdurre l'argomento in discussione, è necessaria però una premessa. Quando parlo di scienza in questo contesto, mi riferisco all'epistemologia della scienza nel significato di gnoseologia, di conoscenza scientifica, di conoscenza della realtà. E allora facciamo un piccolo passo indietro. Cartesio e Newton definivano la realtà separando nettamente la mente e la coscienza dalla materia. Con Cartesio la scienza è sempre stata legata alla materia, mentre la mente e la coscienza rimanevano di pertinenza della religione. In fondo, ragioniamoci, è molto più agevole studiare una macchina divisa in tanti pezzi materiali che la mente o la coscienza di chi la guida, specie se è immateriale, e entrambe, nessuna delle due è divisibile. La mente e soprattutto la coscienza sono entità un po' troppo complicate, non c'è modo di misurarle, di separarne i pezzi per studiarli, come può avvenire per il corpo umano. La fisica di Newton, grazie alla matematica, il linguaggio con il quale si esprime la natura, secondo Galilei, ci fa comprendere tempo e spazio. Oggi possiamo inviare satellite nello spazio, siamo andati sulla Luna, ci raccontano, e domani andremo su Marte sfruttando le equazioni matematiche di Newton. Poi arriva Einstein, che ci dice che la materia e l'energia sono in qualche modo correlate e il convertitore di valuta, se possiamo dire così, è la velocità della luce. Niente può andare più veloce della luce. Grazie alla fisica dei quanti possiamo osservare l'atomo e i suoi componenti interni, il nucleo con i protoni e neutroni, i quark, i gluoni e intorno un'informe e indistinta nuvola elettronica. Com'è possibile trovare l'elettrone nell'indeterminata sovrapposizione delle sue possibilità di posizione? Risposta: con l'osservazione. Dovunque si osserva, l'elettrone appare. Quando si distoglie la tensione, l'elettrone torna nel mondo delle possibilità. La conseguenza è che la mente soggettiva produce un effetto sul mondo oggettivo. Anzi, mente e materia sono così intimamente correlate che è quasi impossibile distinguere l'una dall'altra. A questo punto è necessario porci una domanda. Mi rivolgo a ciascuno di voi che mi ascoltate. È l'ambiente che controlla il vostro pensiero o è il pensiero a controllare l'ambiente esterno? Pensateci bene. È necessario dare una risposta a questo interrogativo per capire a quale paradigma rispondiamo. Se desideriamo essere felici, geniali, ricchi, in salute, il modello della realtà di Newton dice che bisogna aspettare qualcuno che ci insegni la genialità, che ci dimostri che possiamo essere felici, che se vogliamo la ricchezza, che la ricchezza ci arrivi, deve arrivare qualcuno che con una proposta irrinunciabile ci garantisca il colpo di fortuna e nel caso della salute che il nostro medico curante metta in atto la terapia giusta. Insomma, siamo prigionieri del binomio causa ed effetto. Non si scappa. Il modello quantico della realtà, invece, punta direttamente sull'effetto. Vuole dirci che è indispensabile cambiare il modo di pensare, di sentire, di agire per poter trasmettere al campo quantico, il campo unificato di infinita intelligenza e infinito amore, un'impronta elettromagnetica nuova, una firma elettromagnetica, direi, tale da farci osservare gli effetti nella nostra vita. In pratica siamo noi la causa. In altre parole, stiamo causando un effetto soltanto mutando il nostro stato interiore. I materialisti obietterebbero:
Non posso contare sulla ricchezza se non la vedo, se non ce l'ho. Penso di avere 100.000 euro, poi la mia percezione mi porta in banca e mi rendo conto che sono in un profondo rosso. Certo, per loro conta più la percezione che non la visione. In questo modo, tuttavia, la ricchezza, la genialità, la felicità, la salute non le raggiungeranno mai perché credono che la loro personalità venga creata in qualche modo dalla loro realtà personale e quindi che l'ambiente controlli il loro modo di pensare e di agire. Questo, ripeto, è il modello newtoniano della realtà. Ma il modello quantico della realtà ci dice che, al contrario, come pensate e come vi sentite e anche come agite, influenza il vostro mondo esterno. Per capirci, non state male perché il mondo fuori di voi è brutto e cattivo, ma il mondo è brutto e cattivo perché voi state male. La leggenda quantica ci dice che l'ambiente è un'estensione della mente. Se cambiamo davvero la nostra mente, ne scopriremo gli effetti nella nostra vita. Il campo quantico è l'organizzatore degli eventi. Non siamo noi a creare gli eventi, ma una mente più grande che comincia ad organizzarli nel modo più inaspettato. Consentitemi una breve, brevissima digressione. Ricordo con tanta nostalgia le mie vacanze estive quando ero bambino nella campagna dei miei zii nel Veronese. Macaldo, si chiama tuttora il posto, è un'antica corte le cui parti più antiche risalgono addirittura ai tempi di Federico Barbarossa, quindi al XII secolo per la precisione. Ebbene, Macaldo per me, bambino, era sinonimo di libertà assoluta, gioia, felicità. Durante il lungo viaggio in treno, a quel tempo il tragitto Roma-Verona durava tutta la notte, si può dire, il mio cuore esplodeva di felicità. Andavo a dormire con l'idea che entro poco, al mio risveglio, il tempo è relativo, diceva Einstein, dormendo il tempo si sarebbe accorciato rispetto allo stato di veglia. Per capirci, la stessa differenza a proposito del tempo tra chi è in bagno e chi aspetta fuori il suo turno. Al mio risveglio, dicevo, mi sarei trovato in quel luogo magico tanto amato tra i miei amici, gli animali, le grandi avventure. Il mio corpo era già proiettato all'evento. L'esperienza che vivevo nella mente era reale. Ebbene, anche adesso, quando si comincia a intravedere la possibilità di qualcosa di nuovo e ne sentiamo fortissima l'emozione, ci si connette a quel potenziale nel campo quantico, il campo delle infinite possibilità. Se ci sono infinite potenzialità, allora dovremmo ammettere anche che anche le esperienze sono infinite. E se ci sono infinite esperienze, ci sono anche infinite emozioni. Plasmiamo il nostro futuro creandolo ogni giorno e partendo non da ciò che già conosciamo, ma dall'ignoto. Per questo dovremmo svegliarci ogni mattina carichi di quella stessa energia che mi pervadeva quando ero in procinto di andare nella Vacaldo dei miei sogni. Ogni parametro del nostro modello ha una connessione energetica, perché ogni persona che conosciamo, ogni luogo che frequentiamo, sia a casa sia al lavoro, ogni evento contribuisce a creare in noi la stessa esperienza, il che significa produrre la stessa emozione, quindi la stessa energia. Se ogni giorno viviamo provando la stessa emozione e la nostra energia ogni singolo giorno rimane la stessa, in questo modo ci troviamo legati alla realtà del passato presente. Ogni volta invece che eliminiamo dalla memoria una emozione correlata a una persona, un collega infido, un capo ufficio arrogante, una persona che vi ha fatto o vi fa soffrire, a un evento al quale imputate le vostre disgrazie attuali,
a quella cartella esattoriale inaspettata o a quella multa e ci liberiamo da quell'emozione considerata la firma chimica di ogni esperienza, quindi del passato, liberiamo energia. Di conseguenza passiamo dalla particella all'onda. In questo modo finalmente avremo più energia per progettare il nostro nuovo destino. Quando sopprimiamo quelle emozioni stagnanti, eliminiamo anche i veli, gli ostacoli che bloccano il flusso del divino verso di noi. E questo flusso divino finalmente può iniziare a circolare, a muoversi attraverso di noi, dentro di noi, intorno a noi, e la sua natura diventa la nostra natura. E la sua mente diventa la nostra stessa mente, e la sua volontà diventa la nostra volontà. È in questo modo che prenderemo coscienza della nostra anima, di quell'essere spirituale che ciascuno di noi realmente è. Non c'è bisogno di essere dei geni o dei maestri o dei mistici per ottenere risultati miracolosi nella propria esistenza. Bisogna soltanto capire che dentro di noi opera un'intelligenza che ci dà la vita ed è quella stessa intelligenza che organizza tutte le nostre funzioni vitali, continua a far battere il cuore, a farci respirare, a sovrintendere al numero incalcolabile di reazioni chimiche che avvengono ogni secondo nelle nostre cellule. La domanda è possibile nel corso dell'esistenza metterci in relazione con essa, interagire con essa? Di certo non con l'atteggiamento della vittima, della persona spaventata, schiava della paura che il sistema continua a inocularci, mantenendoci in uno stato di emergenza continua, ma con l'autorevolezza di un essere divino. E quando iniziamo il processo per portare al cambiamento desiderato, quella stessa intelligenza che ci dà vita e organizza tutte le funzioni del nostro corpo risponderà. Perché è la stessa intelligenza che crea la supernova e le galassie più lontane, che mantiene in orbita i pianeti intorno al Sole, che fa sbocciare i fiori. È un'intelligenza sia personale che universale, è dentro ciascuno di noi e intorno a noi. Entrare in contatto con lei significa bussare alla porta delle possibilità. Purtroppo, la maggior parte di noi vive senza saperlo. Pensa di essere il proprio modo di pensare, di sentire, di agire, di essere la propria personalità, di essere la memoria che ci rende consapevoli. Se dovessimo guardare l'album delle foto della nostra vita, ci rende consapevoli che noi siamo la stessa persona sia a 4 anni, sia da adolescente, da giovane adulto, da più maturo. Di essere l'emozione che ci rende vivi, di essere il nostro corpo. Di che cosa siamo fatti? Soprattutto di carbonio, azoto, ossigeno, tutti elementi arrivati dalle stelle, prodotti dalle supernove e dalle stelle intergalattiche. Il nostro corpo è il risultato del riciclaggio della polvere stellare. Quindi potremmo dire che noi stessi, noi umani, siamo un insieme di polvere di stelle, di consapevolezza e di coscienza. Se mancasse uno di questi elementi, non esisteremmo. Non siamo il nostro corpo e neppure il nostro cervello, ma siamo coscienza in evoluzione, come universo e cervello insieme. Il nostro corpo non è mai lo stesso con il passare del tempo. Sono mutati atomi, molecole, cellule. Ad ogni respiro espelliamo dal nostro corpo, pensate, 10 alla meno 22 atomi che provengono dalle cellule del nostro corpo. Potremmo dimostrare matematicamente, come dice Deepak Chopra, medico e saggista indiano, che vive negli Stati Uniti, che possediamo 1 milione di atomi nel corpo che una volta appartenevano al corpo di Cristo. E a Buddha, come pure a Dante Alighieri o a Michelangelo o a chiunque altro vi venga in mente.
Tutti questi atomi sono passati attraverso il nostro corpo dopo essere passati attraverso i corpi di tutte le altre specie dell'universo. Sono appartenuti a un contadino cinese, ad un autista di taxi di New York, a un baobab in Africa. Quindi abbiamo particelle, molecole che solo un mese fa appartenevano a loro e adesso le abbiamo noi nel nostro corpo. Siamo costituiti da materiale di riciclo. Siamo formati da cellule che si riciclano in 5 giorni, altre in 3 mesi, cambiamo pelle ogni mese, persino il DNA si modifica. Ma che cos'è il DNA? In fondo lo potremmo definire la memoria dell'evoluzione. Per il 98% è uguale a quella di uno scimpanzé. Per l'84% è uguale a quello di un topo e per il 65% all'incirca a quello di una banana. Dal punto di vista genetico rappresentiamo una colonia di batteri e di virus ambulante, ma vi prego di credere che non siamo il nostro corpo. Il nostro corpo racchiude in se stesso l'attività dell'universo, inclusiva di tutto, dall'energia oscura alla materia oscura, la polvere di stelle, lo spazio, il tempo. Il cervello stesso non è una struttura, ma un'attività, come del resto tutto il corpo. Ad ogni nostro pensiero, emozione, sensazione, con la visione, l'intuizione, l'ispirazione, non facciamo altro che cambiare le strutture neurali del nostro cervello. Mentre adesso state ascoltando le mie parole, il vostro cervello sta cambiando. Si sta formando una nuova rete di neuroni che si manterrà nelle vostre strutture cerebrali solo se continuerete a riflettere, ad esercitarvi su queste informazioni. Se invece non ci penserete più, questa nuova rete neurale si sfalderà e svanirà come qualsiasi idea che vi venga in mente e non la puntiate sulla carta. Ovviamente anche la mente, intesa come cervello in azione, come laboratorio del cervello, è un'attività. Ma che cos'è la mente? I nostri pensieri, i tessuti di ricordi, convinzioni, desideri, immaginazione. Sono le nostre esperienze del passato. Sono il karma, direbbe un pensatore orientale. Il karma è ciò che è successo in passato, crea ricordi, immaginazione, desideri, i quali a loro volta creano nuovo karma. La mente è un processo sia relazionale nel momento che le mie parole e pensiero si intrecciano con la consapevolezza di ciascuno di voi, sia inclusivo nel corpo. I pensieri hanno una correlazione diretta con la biologia e con la chimica del corpo. Possono stressare producendo ormoni come il cortisolo o la noradrenalina, ma possono anche produrre endorfine come l'ossitocina, l'ormone dell'amore, la dopamina, la serotonina. Tutte queste molecole chimiche ci fanno stare bene, cambiano la nostra biologia, ci fanno letteralmente guarire. Il pensiero non viene elaborato solo a livello mentale, ma anche a un livello più profondo che noi chiamiamo spirito, anima, ovvero sé. Se qualcuno vi dice parole di approvazione per ciò che avete fatto, il vostro cuore, provenendo queste parole da persone che stimate, si gonfia di gioia. Ma se questa stessa approvazione proviene da persone che non godono della vostra stima e fiducia, ecco che queste parole produrranno ansia e timore dell'imbroglio. Dov'è che viene elaborato il significato? Il senso di quelle parole non sta nel cervello, ma nel sé. Vale la medesima cosa per l'intuizione, l'ispirazione, la creatività, l'illuminazione, il senso di libertà. Queste non sono qualità della mente, ma dell'anima, del sé. In contatto diretto con il campo unificato di infinita intelligenza e infinito amore. Le soluzioni spirituali non arrivano dal cervello, ma solo dall'anima, dal sé. La mente è il luogo della riflessione, del ragionamento, della logica, del giudizio positivo o negativo che sia.
In realtà tutti i problemi che coinvolgono la sofferenza umana vengono creati dalla mente, dall'ego, che si identifica con talune esperienze e ne esclude altre. È proprio ciò che sta accadendo oggi. Pandemia, dittatura terapeutica, disastro economico, terrorismo mediatico, paura incontrollata, nascono dal flusso continuo di informazioni a senso unico e di energia negativa che sta avvelenando l'ecosistema. Tutti questi problemi sono stati creati dalla mente umana, ma la loro soluzione non può essere affidata a quella stessa mente che ha prodotto una tale sofferenza a livello globale. Solo all'anima, al sé, è dato il potere di risolvere. Ma dove sta il sé? La mente è grezza e rozza, i suoi apparati percettivi non sono in grado di cogliere la vera realtà, la definiscono solo in senso materiale. Chi di voi è capace di cogliere quante volte in un battito di ciglia appariamo e scompariamo, proprio come avviene per le particelle elementari che compongono i nostri atomi? Non è una boutade, eh? Se non conoscessimo quei grandi ventilatori da soffitto e li vedessimo girare a velocità supersonica, non immagineremmo mai che sono pale rotanti e non un piatto che gira. Non solo, persino l'esperimento testimonierebbe a favore del piatto. Tiriamo un sasso o un qualunque oggetto contro di esso e lo vedremmo rimbalzare. Quindi in conclusione non può essere che un piatto rotante. Un ricercatore, Donald Glaser, inventò la cosiddetta camera a bolle, per la quale prese il premio Nobel nel 1960 e grazie alla quale era possibile misurare quante volte una particella subatomica compare e scompare in un secondo. Ebbene, il fenomeno si ripete un 1 seguito da 21 zeri ed è quanto succede ad ogni cosa nell'esistenza. Ogni atomo, che sia di un fiore, di un animale, di un essere umano, è fatto di particelle che si accendono e si spengono alla velocità della luce. I nostri canali percettivi non sono in grado di elaborare informazioni a quella velocità e quindi ci sembra di vedere una continuità. È come quando vediamo un film in televisione. Non siamo in grado di vedere gli intervalli tra un fotogramma e l'altro, dal momento che la velocità di emissione è di 25 frame al secondo ed è per questo che vediamo in continuità una sequenza di immagini, ma è, ve lo assicuro, un'illusione. La realtà dell'universo è discontinua. Che cosa percepisce la nostra mente nello stato di accensione comparsa? Energia e informazioni. E nello stato di spegnimento scomparsa? Cosa c'è nello spazio tra un pensiero e l'altro? Voi che mi ascoltate, provate ad essere consapevoli del silenzio tra un pensiero e l'altro e alla radice del pensiero stesso. Non ascoltate il chiacchiericcio della mente, è solo l'ego che blatera. Ascoltate il silenzio. In quello trovate l'anima, il vostro spirito, il vostro vero sé. Il mistero più grande dell'esistenza è la nostra stessa esistenza. Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, esiste l'anima, sono i nostri grandi interrogativi esistenziali. La mente non può rispondere, il nostro sé sì. Se osserviamo da vicino un atomo di idrogeno per scoprire dove si trova l'elettrone, dapprima vedremo intorno al nucleo un'informe nuvola elettronica che ci dice che l'elettrone si trova in una sovrapposizione probabilistica di posizioni e solo con un dispositivo di rilevazione di particelle saremmo in grado, grazie all'osservazione diretta, di collassare una di queste onde di possibilità materializzando l'elettrone. Il mondo fisico intorno a noi, così come lo percepiamo, è una grande illusione. La vera natura della realtà è un campo di infinite possibilità che coesistono nello stesso istante. In esso non esistono né lo spazio né il tempo, non c'è un inizio
o una fine. La mente non può concepirla né assaporarla, solo la coscienza del sé è in grado di farlo. I sensori del nostro cervello percepiscono la realtà fuori di noi, fatta di oggetti e di creature separati da noi, ma questa è soltanto una realtà illusoria. Chi osserva la vera realtà è solo la nostra coscienza. La coscienza del sé, singolare e mai plurale, come diceva Schrödinger, che ci unisce tutti in un unico flusso di energia, dove l'osservatore e l'osservato sono un'unica cosa. Come ebbe a dire Rumi, un poeta sufi, ciascuno di noi non è una goccia dell'oceano. Noi siamo l'oceano contenuto in una goccia. Come possiamo cambiare modo di pensare, di sentire, di agire? Come modificare la nostra personalità responsabile della realtà che viviamo per mutare la realtà che non ci piace, la vita che non ci piace? Di certo, se useremo l'ego per cambiare il nostro ego, non faremo altro che rafforzarlo. Se usiamo lo stesso programma per provare a cambiarlo, non faremo altro che programmarlo ulteriormente. Quando si usa la materia per cambiare la materia si rafforza. Soltanto quando saremo pura coscienza, soltanto quando recupereremo in pieno il nostro potere e decideremo di cambiare il nostro cervello, di cambiare la nostra vita, di cambiare il nostro corpo, potremo creare il nostro futuro. In tutti i casi di remissione della malattia è l'energia. Non è la materia che cambia la materia. Mentre vi faccio partecipe di queste informazioni, sto offrendovi conoscenza. Rendere la scienza più semplice, più fruibile, ci permette di imparare qualcosa in più su noi stessi, sul nostro cervello, sulla genetica, sul modo in cui funzioniamo, sulla nostra chimica, e la conoscenza diventa potere, e la conoscenza di noi stessi è autopotenziamento. Il compito di ciascuno di noi allora è di colmare il divario tra conoscenza ed esperienza. Ricordate sempre, la conoscenza è della mente, l'esperienza è del corpo. Quando si cominciano ad applicare questi principi, il prodotto finale è sempre la magia. Siamo esseri spirituali, ma la maggior parte di noi vive senza saperlo. I pensieri che abbiamo sono come cariche elettriche all'interno del campo quantico e i sentimenti che emaniamo sono cariche magnetiche nel campo stesso. Cosa pensiamo e come ci sentiamo trasmette una carica elettromagnetica che influisce su ogni singolo atomo della nostra vita. Il pensiero invia un segnale e l'emozione riporta indietro l'evento. Ma attenzione, se continuiamo a mandare messaggi di sofferenza o di rabbia o di lamentela al campo quantico, non possiamo poi meravigliarci se presto o tardi il campo quantico ci invierà un evento che ancora una volta giustificherà la nostra sofferenza, la nostra rabbia o la nostra lamentela. Non siamo puniti per i nostri peccati, siamo puniti dai nostri peccati. Quando vogliamo liberarci dai legami dei nostri schemi mentali precostituiti, dalle abitudini, dagli automatismi, per diventare persone diverse, il primo e più forte avversario ce lo troviamo in casa, il nostro corpo, che è diventato la nostra mente, il subconscio che guida i nostri comportamenti, il nostro programma mentale. Vogliamo smettere una cattiva abitudine come il fumo o la smodatezza nel cibo. Subito una vocetta petulante nella nostra testa ci dice: ma vuoi farlo proprio adesso? Cominciamo domani. Che fretta hai? Anzi, sai che ti dico? Cominciamo lunedì. Nel momento in cui il corpo si libera dalla schiavitù, in quel momento è possibile osservare la realtà da una prospettiva diversa.
Vi alzate forti di aver vinto su di voi stessi e di aver liberato il corpo dalle catene del passato e di avere creato il futuro. Vivere la vita come se le preghiere fossero già state esaudite. Lo diceva anche Gesù nel Vangelo di Marco e Matteo. In verità vi dico che se alcuno dirà a questo monte, togliti e buttati in mare, e non avrà dubbi in cuor suo, ma crederà che tutto quello che gli dice debba accadere, gli accadrà. Perciò vi dico, tutto quello che chiederete pregando, abbiate fede di ottenerlo e lo otterrete. Allora, come vorreste vivere la vostra vita se sapeste che le vostre preghiere hanno già trovato una risposta? Nessuna cosa materiale può portarci alla vera felicità. Il nostro scopo della vita è iniziare a riconoscere quelle emozioni che ci tengono ancorati, prigionieri del passato, e guardare alle nostre abitudini che ci portano a definirci sempre nello stesso modo. Ascoltatemi bene, amici, amiche, e traete le vostre conclusioni. Se osservate la vostra vita dallo stesso livello mentale della vostra coscienza non locale, ciascuno di voi, in qualità di osservatori quantici, di esseri spirituali, sta causando il collasso di infinite onde di possibilità in quegli stessi schemi di informazione che chiamate la vostra vita. Mentre se vivete in funzione degli ormoni dello stress e siete più materia e meno energia, allora la vostra osservazione non avrà molto effetto sulla materia, perché in effetti siete soltanto materia che cerca di cambiare la materia stessa. Come avrei creato quell'incidente d'auto, quel trauma, quella battuta d'arresto? Mi obietterete. Lo avete fatto non creando. Se non create, rimanete nella casualità della realtà e qualcosa verrà a sbattervi addosso. Se distogliete l'attenzione per un certo periodo di tempo come osservatori quantici dai problemi della vostra vita, dal dolore del vostro corpo, dal vostro passato e dalle emozioni, se come osservatori quantici potete diventare nessuno, niente, nessun corpo, nessun luogo, nessun tempo e arrendervi col pensiero alle possibilità, state causando l'evento grazie al quale schemi di particelle tornano indietro nel campo delle possibilità. Ciò significa che se invece continuate a rivisitare la vostra vita con lo stesso programma mentale, continuate a congelare la realtà negli stessi schemi. Potete creare un futuro come vittime, essere insicuri, speranzosi o preoccupati, perché quello è il passato. Ma se volete emulare il divino, dovete arrendervi alla vostra spiritualità, al vostro essere spirituale. Dovete essere divini per espandervi, per sentirvi illuminati, invincibili, per dominare il vostro destino. Ciascuno di voi è l'osservatore, ma nel momento in cui distogliete l'attenzione dalla vostra vita per concentrarla sul futuro, giacché il cervello non conosce la differenza tra ciò che vivete realmente e ciò che visualizzate con la mente, state facendo in modo che schemi infiniti di informazioni collassino in nuove particelle chiamate evento quantico. Ci sono persone che sanno come farlo più e più volte e vi assicuro non sono lama tibetani o grandi mistici, ma persone comuni, normali, come voi, come me, come qualunque altro, persone comuni che hanno imparato a fare cose fuori dal comune. Cosa o chi è Dio? Mai ci saremmo aspettati che appesantiti dal retaggio, del comunismo materialista sovietico, proprio gli scienziati russi prospettassero l'avvenuto incontro della scienza con Dio. So che c'è un Dio,
Lo vedo dietro le mie equazioni, ha confessato Gennady Shipov, il brillante inventore della teoria del vuoto fisico. L'esistenza dei mondi sottili è una realtà che mi si presenta nel corso della mia ricerca. Sei secoli prima di Cristo, Buddha diceva che il mondo è costituito da cinque elementi: terra, aria, acqua, fuoco e vuoto. La fisica classica insegna che sono quattro i livelli della realtà: corpi solidi, liquidi, gas, particelle elementari. Nelle sue formule, Shipov descrive sette livelli di realtà. Ai quattro livelli materiali di cui si occupa la fisica, Shipov ha aggiunto altri tre livelli che appartengono alla realtà suprema. La realtà materiale che conosciamo è un'illusione, è soltanto l'ombra riflessa del mondo della realtà superiore. Il quinto livello, secondo Shipov, è rappresentato dal vuoto fisico. I campi di torsione primari creano il vuoto fisico che rappresenta il vettore di tutti gli altri campi conosciuti, elettromagnetici, gravitazionali e i campi torsionali secondari che sono creati dalla materia. Gli elettroni di qualsiasi sostanza, ruotando attorno al nucleo e nello stesso tempo intorno al proprio asse, possono saltare da un'orbita all'altra rilasciando quanti di luce, ovvero fotoni. Tuttavia, secondo Shipov, durante questa transizione vengono emesse anche le cosiddette onde di torsioni o onde scalari, rappresentano una sorta di memoria della precedente rivoluzione, della precedente rivoluzione appunto della particella. Ciò è dimostrato dall'esistenza dei neutrini, particelle prima inventate e poi provate sperimentalmente, perché si scoprì che la famosa legge della conservazione, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, non era osservata nella reazione di decadimento del neutrone. La somma degli spin delle particelle prima della reazione non era uguale alla somma degli spin, cioè delle rotazioni dopo la reazione. La differenza è portata via da neutrini. Questo spin libero, liberato dalla materia, sarebbe l'informazione che determina molti processi nell'universo. Portando via l'informazione, le onde scalari, le onde torsionali, semplicemente perché hanno un aspetto spiraliforme dello spin libero, si irradiano nello spazio. Questa irradiazione è stata chiamata campo torsionale secondario. Oggi la scienza vede il vuoto fisico come uno stato energetico, materialmente nulla, potenzialmente tutto. È una specie di zero in grado di far nascere qualsiasi tipo di materia, sostanze organiche, inorganiche, molecole, atomi. Secondo Shipov, in quello che è il quinto livello della realtà, è presente un piano che prestabilisce la qualità e le possibilità dello sviluppo e della trasformazione della materia. Il vuoto fisico, il campo quantico, è il regno di ogni possibilità e di ogni informazione. Chi l'ha messa dentro tutta questa informazione? Questa è davvero la domanda che dovremmo porci. Il sesto livello della realtà è il livello dei campi torsionali primari che nascono dal nulla assoluto grazie alla torsione dello spazio. Sono fatti di vortici spazio-temporali con rotazioni orarie e antiorarie. Non trasferiscono energia, portano informazioni. Non ha senso parlare della loro velocità perché sono presenti in tutto lo spazio, ci sono sempre e ovunque. È come se coprissero all'istante tutto l'universo. Trasportando l'informazione su tutta la realtà, i campi torsionali primari sono capaci di influenzare la coscienza umana, generando l'intuizione per i più svegli sulle conoscenze scientifiche e spirituali. Qualcuno chiama questa realtà campo di coscienza. E infine il settimo livello, che è quello del nulla assoluto. Matematicamente parlando, è 0 uguale a 0. Il nulla assoluto
è il grande vuoto. Lo spazio vuoto presuppone l'esistenza di una coscienza primaria, capace di rendersi consapevole del nulla assoluto e di renderlo ordinato. Non conosciamo ancora le leggi secondo le quali dal nulla nasce tutto, afferma Scipoff. Dal punto di vista della nostra logica duale non ha contenuti. È un altro livello del vuoto supremo. Credo che sia il sinonimo del creatore di cui parla la religione. La coscienza primaria è la banca dati di tutti gli eventi che sono avvenuti. Avvengono o avverranno. Contiene tutte le leggi dell'universo, sia conosciute, sia quelle che dovremmo ancora conoscere. In conclusione, in un'intervista, Gennady Scipoff ebbe a dichiarare, e siamo arrivati alla conclusione del nostro discorsetto. Ecco, Dio ha deciso di creare l'universo, ma doveva pure gestire la sua creazione. Il campo elettromagnetico non serviva allo scopo, perché il segnale avrebbe impiegato migliaia di anni luce per arrivare nei punti remoti. Ci voleva un altro intermediario per trasmettere l'informazione da un punto dell'universo all'altro in un istante. Il campo torsionale è fatto per questo. L'intervistatore gli ha chiesto: il nulla assoluto, Dio, è lontano da noi? Scipoff gli ha risposto: è ovunque, è dentro di noi. Il nulla assoluto è tutto e nello stesso tempo è nulla. Dio è ovunque e da nessuna parte. Eccoci qua. Allora, siamo alla conclusione. A questo punto io lascerei la parola, o meglio lo scritto, a voi. Se avete delle domande, sono qui ovviamente per approfondire il discorso che abbiamo fatto, che per forza di cose è abbastanza sintetico e abbastanza difficile. Un argomento così complesso come la scienza che va incontro alla spiritualità. Allora, tutto dipende perciò dalla prospettiva secondo la quale noi osserviamo il mondo esterno, muovendoci ed operando di conseguenza. Sì, ma dipende anche come lo guardiamo questo mondo, perché se certamente lo guardiamo attraverso il nostro programma mentale, finiremmo per non vedere assolutamente niente e lasciarci condizionare proprio da quell'ambiente esterno che è irreale, è illusorio, è veramente un fantasma. Noi fondamentalmente dovremmo immaginare di essere degli schermi su cui vengono proiettate delle immagini spettrali. Questa è la realtà, perché ciò che è vero, reale, è ciò che è dentro di noi, non c'è che fuori, perché all'esterno noi utilizziamo i nostri cinque sensi e più utilizziamo i nostri canali percettivi, i nostri canali sensoriali, più definiamo in maniera materiale il mondo che ci circonda. Ma soltanto in un lavoro di introspezione, in un lavoro meditativo, ricordatevi che meditazione in sanscrito ha il significato di prendere familiarità con il proprio sé, è lì che noi troviamo il mondo davvero reale. Ed è lì che andremo a scoprire proprio quella che è la nostra vera essenza, l'anima, lo spirito, il sé, la coscienza universale, non locale, singolare e non plurale, appunto come diceva Schrödinger. Come combattere il subconscio? È una bella domanda, mia cara Maria Teresa. Allora, ci sono vari modi, in realtà. Bisogna, certamente, il subconscio rappresenta proprio il nostro pilota automatico. Secondo le neuroscienze ci dicono che noi abbiamo mediamente al giorno 60-70.000 pensieri, che sono esattamente quelli di ieri, dell'altro ieri, di una settimana fa, di un mese fa, di un anno fa, e che quindi per il 95% saranno con tutta probabilità quelli di domani e dopodomani. Cioè, nella realtà, durante la giornata, per il 95% noi lasciamo una guida automatica a che cosa? Al nostro pilota automatico, perché siamo pieni di abitudini, di automatismi, anche perché, per una ragione molto semplice, perché il nostro cervello è fondamentalmente un organismo energetico, che non ama dispendi di energia.
perché basti pensare che tutto ciò che noi impariamo, apprendiamo, da conscio diventa inconscio. Ora, vi ricordate quando abbiamo imparato a guidare l'automobile? Beh, noi eravamo perfettamente consapevoli ad ogni azione che noi facevamo. Adesso, che sono passati qualche mese, qualche anno, o decine d'anni come nel mio caso, beh, la nostra mente non pensa più alle azioni da fare mentre sta guidando, no? Ormai è realmente un pilota automatico che cambia, che gira il volante, frena, no? Però in questa maniera noi lasciamo veramente la nostra mente che parta per un viaggio, e molto spesso partiamo da un punto A per arrivare a un punto B e non sappiamo neanche che strada abbiamo fatto. Siamo totalmente inconsapevoli di quello che stiamo facendo. Soltanto che ovviamente se noi adesso ci trovassimo in Inghilterra e dovessimo fare una rotonda, ci sarebbe uno spreco totale di energia, perché dovremmo essere realmente concentrati nella nostra guida. Tu mi chiedi, Maria Teresa, come, scusa, fammi finire la risposta, Maria Teresa, come poter in qualche modo modificare o quantomeno introdurre una modifica nel nostro subconscio. Ma io ti ho detto che appunto ogni cosa conscia dopo breve diventa inconscia. Ora, se noi riuscissimo a introdurre delle piccole modifiche, ma senza chiaramente esercitare un braccio di ferro con il nostro subconscio, con il nostro con la nostra, il nostro software, il nostro programma mentale, beh, allora noi potremmo in qualche modo fare in questa maniera. Io consiglio di diventare realmente osservatori di noi stessi, cominciare a capire realmente perché a determinati stimoli esterni noi rispondiamo sempre con gli stessi comportamenti. E se decidessimo improvvisamente di cambiarli? Perché c'è quella cosa che ci fa sempre infuriare? Se noi riuscissimo a mantenerci all'esterno, ad osservarci, a diventare realmente scienziati di noi stessi, beh, allora in quel caso probabilmente riusciremo a inserire quel nuovo comportamento, e a furia di ripeterlo, quel comportamento diventerebbe in breve tempo automatico, abitudinario. Ecco, già è qualcosa che ti aiuta a cambiare qualcosa, qualcos'altro. Allora, c'era un'altra domanda, mi pare, me la potete riproporre? Ecco, sono tematiche trattate da autori come Neville Goddard, Charles Hanel, Bob Proctor. Bellissimo trovare queste corrispondenze. Sì, perché in fondo, vedi, in fondo poi, in realtà, anche gli estremi si toccano, come dire, che anche le parallele a un certo punto vanno ad unirsi all'infinito, naturalmente. Sì, sì, ma puoi trovare dovunque e comunque delle analogie, su questo non c'è dubbio. Grazie, molto gentile Eleonora, ti ringrazio anche questo, è un merito del buon Dio, ma soprattutto vibro con quello che penso. Cosa fare per incontrare il sé? Bravo. Bella domanda, vedi, l'unico modo io ti suggerisco è proprio la meditazione. Cominciare, diciamo, con una visualizzazione guidata se hai difficoltà, ma è proprio nel momento in cui tu riesci attraverso la meditazione, attraverso la respirazione, no? Concentrandoti sulla respirazione in modo tale che il tuo pensiero è, come dire, centrato, canalizzato esclusivamente su questi aspetti. Ci sono però delle novità che sono scaturite fuori negli ultimi tempi. Mi hai sentito parlare di Gennady Shipov e soprattutto dei campi torsionali. Ebbene, i campi torsionali, queste onde scalari o torsionali, sono estremamente importanti. Abbiamo detto che sono dovunque nello spazio intorno a noi, viaggiano a destra e a manca nel nostro universo. Noi stessi siamo delle antenne scalari e sono i nostri neuroni. Noi siamo in grado, attraverso appunto una meditazione sempre più approfondita, tesa ovviamente a creare quella rete neurale che ci permette, attraverso la ripetizione, attraverso la recitazione, di rinsaldare questa rete neurale e sfruttarla proprio
per utilizzare questi neuroni come se fossero delle antenne delle onde scalari ed aiutarci in questa maniera in un'opera di canalizzazione. Questo è estremamente importante, la canalizzazione che ci porta direttamente verso i campi sottili, verso altre dimensioni. È chiaro che questo aprirebbe i cancelli per un mondo veramente straordinario, no? Tra l'altro spiegherebbe anche le potenzialità paranormali dell'essere umano, spiegherebbe tante e tali cose. Vedi, la famosa intuizione che viene spiegata da uno scienziato quantistico come Nassim Haramein, il momento in cui noi ci smaterializziamo nel campo quantico alla velocità della luce e ci rimaterializziamo nel nostro spazio-tempo, portandoci dietro un'informazione che noi traduciamo come intuizione. Quindi anche l'intuizione è una forma di canalizzazione, perché andiamo a raccogliere un'informazione in questo campo, diciamo quantico. Il campo quantico è una forma così che possiamo definirla in questa maniera, in realtà è indefinibile sotto tutti i punti di vista, perché chi lo chiama l'energia del punto zero, chi lo chiama matrix divina, chi lo chiama spazio delle varianti, chi lo chiama nel passato etere da Platone, o prana, oppure Tao, oppure chi, oppure campo akashico. Stiamo parlando esattamente delle stesse cose. È un campo nel quale coesistono infinite onde di possibilità di tutto ciò che è stato, è e sarà. Quindi è un campo di informazione. È un campo però che è unificato, come io lo definisco, di infinita intelligenza e infinito amore. Quindi il nostro compito è proprio quello di collegarci. Allora, scusami, ho fatto tutto questo discorso sulla scienza e la spiritualità e adesso me lo viene a chiedere. Evidentemente non sono stato capace di esprimermi. Comunque, chi è Dio per me? Chi è Dio per me? Bene, e ti rispondo dicendo, è come due gocce di mare che parlano tra loro e si chiedono, ma cos'è l'oceano di cui tanto si parla? Senza rendersi conto che loro stesse sono l'oceano. Gustavo Rolla aveva padronanza di queste nozioni, e come? Forse non aveva una conoscenza scientifica di queste, e neanche una spiegazione forse, ma indubitabilmente era in grado di saper utilizzare certe forze, certe energie, che, badate bene, ciascuno di noi ha, ma che non abbiamo ancora esercitato e allenato. Ma sai, l'ubicazione è un po' difficile, perché qui l'ubicazione, io ti posso parlare di un'altra dimensione, che ovviamente, non avendo lo spazio e il tempo, non ha un'ubicazione, potrei definirlo un luogo non luogo, se vuoi, capisci? Per cui non posso dirti che sta a destra della galassia di Aldebaran, capito? O sulle Pleiadi. Esistono altre dimensioni, poi un giorno parleremo anche del multiverso, se vorrete. Comunque i prossimi due appuntamenti riguardano invece proprio la spiegazione per la quale io utilizzo la fisica quantistica nella nostra vita quotidiana. E poi parleremo finalmente di questa famosa legge di attrazione, che per me si chiama legge di risonanza, che è molto più corretta, o meglio, se vogliamo parlare da un punto di vista scientifico, di correlazione quantistica. Spero che siano comunque argomenti, ma sì, naturalmente, perché il nostro Dio è il campo quantico. Per me, badate bene, questa è soltanto una mia opinione, quindi è talmente opinabile, cioè io tutto quello che dico può essere considerata verità da parte vostra perché è già dentro di voi. Se voi non ci credete, non è vero. Chiaro?
La mente fa parte del corpo, cioè nel senso che la mente e il corpo sono in stretta connessione. Il problema è quando il corpo diventa la mente e allora siamo preda anche se talvolta bisogna anche ascoltare il corpo, questo è importante. Ma vi ribadisco il concetto che vi ho già toccato prima. La conoscenza è della mente, l'esperienza è del corpo. Una conoscenza senza un'esperienza vale fino a un certo punto, ma una conoscenza con l'esperienza è veramente saggezza. No, perché si trova nel nulla assoluto. Si trova in un'altra dimensione, io non posso quantificarla, nel senso che chiaramente probabilmente ha lasciato il suo corpo fisico e ha ripreso la sua forma reale. Perché, diciamo la verità, noi siamo tanto preoccupati di quello che avverrà dopo la morte e non abbiamo mai pensato di quello che avveniva prima di nascere. Mi fate delle domande un po' complicate perché chiaramente scientificamente non posso darvi una spiegazione di questo. Io mi riferisco chiaramente a un'altra dimensione, a un altro, ribadisco, luogo non luogo, dove probabilmente l'energia è allo stato puro, quindi non si incarna, anche se chissà che a un certo punto ci possono essere dimensioni diverse per quello che riguarda l'evoluzione anche dal punto di vista del cosiddetto corpo astrale. Questo naturalmente, chiaramente, il problema nasce dal fatto che noi siamo legati ancora terrenamente a queste persone. E noi le rincontreremo tranquillamente, ma questo non vuol dire che a un certo punto quella che è stata vostra madre in una vita precedente potrebbe essere stata vostra sorella o vostra figlia. Quindi i ruoli che la nostra anima prende nella nostra vita, noi siamo fondamentalmente delle pure consapevolezze che attraverso esperienze della nostra vita subiscono, diciamo, un lavoro scolastico. La vita, secondo me, è una scuola che ci impartisce realmente delle lezioni. Ci dà anche degli schiaffoni terrificanti, no? Soltanto che noi ci renderemo conto che quegli schiaffoni si sono trasformati in veri e propri insegnamenti, ma solo dopo il passaggio di tanto tempo, no? Ma soltanto guardandoci alle spalle, io adesso, che ho raggiunto un'età abbastanza non più verde, chiamiamola così, guardandomi alle spalle posso rendermi conto che quelle persone che in realtà mi hanno fatto soffrire sono quelle che si sono rivelate i migliori insegnanti della mia vita. E ma io non sono molto convinto che i suicidi, non so rispondervi, cioè francamente io vi sto dando delle risposte che sono soltanto delle mie opinioni personali, no? Cioè cose alle quali io credo, ma se qualcuno di voi mi desse delle spiegazioni che io possa giudicare estremamente logiche e possa intuitivamente così prenderle per vere, io le assumerei immediatamente. Ora, per quello che riguarda il suicida, a termini di logica, non mi vorrei trovare nella stessa soluzione o situazione del suicida, ma bisogna anche considerare le ragioni per cui quella persona si è suicidata. E siccome io non sono un individuo che ama giudicare le persone o le azioni delle persone, mi trovo in grande difficoltà per dirvi quello che effettivamente può essere successo.
È quello che penso anch'io. Credere e volere. Ma ti dirò di più. Ci sono due cose fondamentali che possono veramente farti puntare all'effetto, come dicevo nella mia chiacchierata. No? Io ho detto che noi non siamo competenti per quello che riguarda la causa, per ciò che noi desidereremmo. Ma ci sono due aspetti fondamentali che ci possono avvicinare a qualcosa che possa realmente modificare la nostra vita. Ed è un'intenzione chiara e un'emozione elevata. Io vi ho fatto l'esempio di Vacaldo, cioè quel momento storico della mia vita in cui, che rappresentava la mia felicità totale, la mia gioia suprema. Ebbene, nel momento in cui appunto mi avvicinavo in treno a quel Vacaldo dei miei sogni, la mia emozione era elevatissima. E se noi riuscissimo a riportare nella situazione attuale quell'emozione che almeno una volta nella vita noi abbiamo provata per qualcosa che veramente ci allargava, ci faceva gonfiare il cuore, ci rendeva gioiosi e speranzosi che il tempo corresse ancora di più veloce, ebbene noi se riuscissimo a proiettare, vi assicuro che, come vi ho detto, che la chiara intenzione vi dà, a proposito del pensiero, quella carica elettrica, unita a quell'emozione, a quel sentimento che vi può dare la carica magnetica, voi create un campo elettromagnetico che attrae qualunque cosa voi desideriate. Ma adesso non mi fate parlare che poi un giorno, prossimamente, mi pare il prossimo mese, vi parlerò, o no, fra un paio di mesi vi parlerò della legge di attrazione e sarò molto più specifico. Ecco, questo sarà un po' difficile, sai perché? Perché vedi, io sono in perenne stato di collisione con i cosiddetti talebani della scienza, cioè quella parte scientifica che è riduzionista, materialista, eccetera. Perché quando io parlo di coscienza, questa, la scienza cosiddetta accademica ufficiale, non la considera proprio, perché per la scienza, diciamo la verità, la conoscenza, la verità autentica scientifica, a parte che è quella che può essere sperimentabile e riproducibile sperimentalmente in ogni momento, è qualcosa che comunque si può misurare, si può pesare. Ora, ovviamente, se noi parliamo di mente o di coscienza, è una cosa che ha dei parametri nascosti che sono assolutamente immateriali e immisurabili e come tali non vengono considerati dalla scienza ufficiale. Ma c'è un'ulteriore ragione per cui non approfondiscono. Ci sono degli scienziati che ricercano e mettono addirittura, vi assicuro, a base di ogni ricerca scientifica proprio la coscienza. È un ribaltamento totale del paradigma. Ma nel momento in cui voi sapete benissimo che esistono delle industrie che foraggiano, che sponsorizzano la ricerca scientifica perché loro sono interessati a un progresso tecnologico e a loro poco importa un'evoluzione a livello di coscienza o di interiorità dell'uomo, perché quello non porta soldi, non porta profitto. Per cui è chiaro che gran parte degli scienziati cosiddetti accademici sono molto poco interessati a questo aspetto della ricerca. Beh, io ti ringrazio Francesco. In fondo, vedi, io sono un giornalista, faccio il divulgatore, ma in realtà dovrei definirmi come semplificatore. Nel senso che io cerco di capire le cose un po' più complicate e cercare di portarle ovviamente alla pubblica opinione in maniera più semplice, in modo tale che anche la pubblica opinione si apra a queste tematiche e si renda conto che, sì, parliamo di tutto, guarda, anche del multiverso, del metaverso, però metaverso io mi spaventa perché mi sembrerebbe di parlare di Facebook, di Meta, quindi sarei poco convinto, poco contento di una cosa di questo genere. Ho letto di una tribù in cui alcune persone riescono a inserirsi nei sogni, aiutandoli degli appartenenti alla stessa, quasi come nel film Inception. Cosa
cosa ne pensa? Grazie. Ma questo non so cosa dirti, ma è vero comunque che con la meditazione di gruppo, collettiva, ci si possa inserire, per esempio, e aiutare le persone che soffrono, per esempio, cercando di diminuire il loro, come dire, le loro sofferenze, i dolori fisici. Questo, tra l'altro, la persona della quale mi onoro di essere amico, che è il professor Gioacchino Pagliaro, che fino a luglio scorso era il psicologo clinico del reparto appunto di psicologia dell'ospedale Bellaria di Bologna, faceva proprio queste sperimentazioni a proposito di meditazioni di gruppo che aiutavano proprio i malati oncologici a soffrire di meno, con dei risultati eclatanti. Per favore, metafonia, immagino, no? Non metafonia, è questo? Metafonia? Questo vuoi sapere? Ma la metafonia, vedi, è un, come posso dirti, in realtà è qualcosa, sì, che ti può aiutare, una persona che ha capacità di canalizzazione, per esempio, e utilizza quasi come uso precognitivo le carte, gli ossicini, altri oggetti. Queste cose sono soltanto i mezzi con i quali quella persona è in grado di uscire, diciamo, da una sorta di dal nostro spazio-tempo e viaggiare nella dimensione. La metafonia, che può essere utilizzata ovviamente per il contatto con i nostri defunti, ma anche con altri spiriti o angeli oppure maestri ascesi, che puoi utilizzare attraverso il telefono, attraverso il rumore bianco della radio, attraverso il registratore, ovviamente senza il microfono, eccetera, sono soltanto dei mezzi che ti possono aiutare ed esercitarti per entrare in connessione, diciamo, no? Però in realtà non ci sarebbe neanche bisogno di quello, perché nel momento in cui tu utilizzassi realmente queste onde scalari torsionali per canalizzare direttamente il rapporto che c'è, ma vedi, purtroppo quando noi ci mettiamo la logica, la mente, l'ego, è estremamente difficile riuscire ad abbattere questo diaframma. Questo succede nei momenti in cui veramente ci rilassiamo, specialmente di notte. Di notte, quando noi sogniamo, certi sogni sono realmente in cui abbattiamo determinati diaframmi e riusciamo a contattare un'altra dimensione. Certo, ci sono anche coloro che sanno utilizzare l'OBE, cioè l'out-body experience, possono francamente uscire dal loro corpo e girare tranquillamente con il loro corpo astrale. Però, voglio dire, non so quante persone ci riescano. Ecco, pare che durante la notte succeda abbastanza spesso anche a livello inconsapevole. Quante volte abbiamo sognato, non so, di volare o improvvisamente svegliarci di soprassalto, è come se fossimo caduti improvvisamente sul letto e ci svegliamo con il cuore in gola. Beh, può essere successo un tentativo di distacco dal corpo in quel momento. Vuoi riproporre di nuovo? Dunque, questa lezione ha stimolato molto la nostra coscienza, acquisendo informazioni utili per una maggiore consapevolezza. La ringrazio, spero di sentirla presto. Io vi ringrazio moltissimo di tutto questo, siete stati molto gentili, soprattutto ad ascoltarmi. Come si cambiano le disposizioni elettromagnetiche di un materiale? Con un'altra disposizione elettromagnetica, perché entrano in collisione e si annullano. Transcomunicazione strumentale, sì o no, come canale di contatto con l'altra dimensione? Beh, ma transcomunicazione può essere, ripeto, qualunque oggetto, se voi siete in grado di utilizzarlo, che può essere, ripeto, una radio, un registratore, un telefono, quello che vi pare. E infatti, sono d'accordo, i sogni alcune volte sono viaggi astrali.
Il problema è che neanche se noi riuscissimo in qualche modo coscientemente a farlo, ci prenderebbe una sacrosanta paura che ci farebbe rientrare nuovamente nel corpo. Perché poi c'è questa idea un po' balzana, nel senso che pensare che se noi lasciamo il corpo c'è qualcun altro che lo possa occupare. Non avviene così. Anche perché noi abbiamo una sorta di cordone ombelicale che ci tiene legato, eh. Abbiamo terminato le domande, perfetto. E allora non mi resta che augurarvi buonanotte e ringraziarvi veramente della vostra attenzione e della vostra bontà d'animo per avermi seguito fino a qui. Ok? Ciao!